Ehi, conoscete la ragazza appesa lassù? Si chiama Martina, ha 26 anni, è di Bergamo ma vive a Bologna. È la prima donna con la gamba amputata sopra il ginocchio a correre i 100 metri in meno di 15 secondi. And they're away, obviously a higher start for Lowe with the blades and a slow start, but she'll pick up. Caroni is powering. Now Lowe will start coming to Roan. Schmidt going well in three also for Germany. Lowe still behind. Caroni still going very, very fast here. Caroni pushing it. Caroni wins it. World record. 14.63, she smashed it. Impressionante, vero? Sul blog storieparalimpiche.com abbiamo raccontato la sua storia insieme a quella di tanti altri atleti. Ora lei vi racconta la nostra. Eccomi, sono Martina Caironi. Allora, che cos'è Storie Paralimpiche? È un blog dove delle ragazze molto simpatiche hanno deciso di raccontare delle storie appunto paralimpiche di atleti che forse non sono così conosciute, che però girano il mondo e fanno un sacco di cose, tra cui la mia storia. È importante secondo me che arrivi a Rio perché così entrerà dentro a questa realtà fino in fondo nel momento dell'espressione più grande, quindi alle Paralimpiadi. Io spero con tutto il cuore che ce la facciate, ragazzi. In più posso dire che per me partecipare a questo blog è stato un onore, è un onore ed è molto importante secondo me perché permettere alla gente comune di conoscere storie di ordinaria follia come le nostre, che senza gambe corriamo oppure senza vedere fanno, perché io ci vedo in effetti, sono atleti non vedenti che fanno delle cose pazzesche. Importante per dare un tocco in più nella vita di chi pensa di avere tutto scontato, tutto già dato. Invece non è così. E quindi vi ringrazio ragazzi, vi faccio un in bocca al lupo e forza, dai crowdfunding, dai! Visita www.storieparalimpiche.com. Leggete, commentate, diffondete, contribuite. Corri verso Rio con Storie Paralimpiche.